Tra i grandi temi al centro della terza giornata del meeting, il carcere, l'idea di pena, con un incontro organizzato dalle cooperative di lavoro per detenuti ed ex detenuti del consorzio Rebus, nato a Padova. I dati illustrati dai cooperanti fotografano una realtà drammatica, oltre al sovraffollamento degli istituti penitenziari e i suicidi dietro le sbarre, 37 dall'inizio dell'anno, pesa la carenza di posti di lavoro reali che potrebbero abbassare sensibilmente il tasso di recidiva, come dimostra la stessa esperienza del consorzio Rebus e di altre realtà italiane. Il lavoro vero è il pilastro del trattamento, è l'unico in grado di restituire alla società una persona che poi sta in piedi da sola e che da un problema per la società diventa una risorsa per la società. Esempi positivi sono i nostri, come quello di Padova, di Milano, di Torino, di Roma, che sono come dei fari ad indicare che una strada c'è ed è questa l'unica cosa che dà speranza. Un percorso che trova d'accordo magistrati di sorveglianza, cooperanti e volontari con l'esponente del PD, Luciano Violante. Se tu nel carcere lavori, quando esci è assai probabile che non commetti più reati. Se il carcere è un luogo in cui stai in ozio e in condizioni di sopraffazione per 5, 6, 7, 10 anni, è assai probabile che quando esci commetti dei reati. Accanto al lavoro fondamentale nel cammino di recupero di detenuti, il ruolo delle realtà di volontariato che operano in carcere, Chiara e Fabio fanno parte dell'associazione Incontro e Presenza, attiva negli istituti penitenziari della provincia di Milano. Sicuramente è un percorso difficile, sicuramente è un percorso di sofferenza, ma quello che noi possiamo portare è un po' di sollievo alla loro pena, e quello che noi portiamo a casa è molto più grande di quello che forse noi portiamo a loro.